To Togliete il fiasco del vino, la fiaschella come si dice, la fiaschetta. Toglietela. Mi state scrivendo in tantissimi, ragazzi. Scusate, ma allora, innanzitutto ve lo ripeto: questo canale ha un problema diverso da tanti canali. Fortunatamente, che hanno molti iscritti, e poi visual. Noi abbiamo visual per canali da 20-25 mila iscritti, perché siamo solo in 6.000? Non vi leghiamo ad abbonamenti, non chiediamo donazioni, non vogliamo nulla, ma un'iscrizione gratis per noi è un segno d'affetto, non vi costa nulla. Iscrivetevi ed attivate la campanellina se vi fa piacere. Per noi è una dimostrazione d'affetto e vogliamo crescere. Eh, abbiamo tantissimo share, ma vogliamo crescere anche con gli iscritti perché è giusto che la cosa vada di pari passo. Toglietevi la fiaschetta del vino. Allora, Amanda tutta panna, Amanda Stanley eh, io feci un video su Amanda l'anno scorso. Innanzitutto, qualcuno mi hanno scritto quello che hanno detto quindi de devo leggere sul cellulare. Scusate, ragazzi, innanzitutto, ah che hanno detto Piff finita? Vabbè cioè, l'aveva la la già detto. Allora innanzitutto, se sono proprietari dei Newcastle, non vanno a prendere un altro club da 5-6 miliardi, soprattutto in Premier League. Non serve una laurea per capirlo, questo, no? poi seconda cosa lui non lo sa ma glielo spiego io Amanda è amministratore delegato di un altro fondo non del fondo PIF c'entra nulla con il fondo PIF Amanda che è praticamente private equity di Newcastle quindi ora caro brother in love prendi appunti eh, ah, poi dopo il fuoriclasse dice ma eh, PIF non è interessato all'Inter perché è troppo onerosa come operazione dice il fuoriclasse perché il club brucia 15 milioni al mese, bene, quindi se è troppo onerosa per PIF, per gli arabi, questa operazione, chi ci comprerebbe secondo questo fenomeno indiscusso? Cioè se scappano gli arabi, gli americani cosa fanno allora? Cosa fanno? Si buttano dall'aereo senza fare la ragazzi, ma ma ancora con queste storie qui, ancora, ancora con queste storie qui. Ah, poi ora hanno venduto delle pescherie, dei complessi pescherie, sto scherzando. Eh, praticamente è per chi dice che non hanno soldi, quindi con 500 milioni, invece di coprire i miliardi di esposizioni debitori che ha il gruppo Suri, che tra Belgrande e il Rossi in bilancio, secondo il fuori classico questi 500 milioni che poi non, non li può investire nel calcio, li metterebbe nell'Inter. E eh, vedi lui continua continua compliments ah. Ah, continua a ah, continua a far sembrare quello che non esiste. Secondo questo fuori classe, questi 500 milioni fa capire, fa intendere che il cinese li potrebbe spendere nell'inter. Complimenti. Ah. Certo, la priorità è quelli di questi 500 milioni o tutti i problemi che hanno tra i belgrande rossi in bilancio, aziende use. Certo, e ora li butta nell'Inter che poi non li può nemmeno far uscire per metterli nel calcio, Oddio mio, ma davvero ha detto queste cose? qui Brother and Love, ma ancora queste puttanate dice a quest'ora, cioè, stanno svendendo per coprire tutte le voragini perché altrimenti rischiano grosso in Cina. Attenzione, Cina non si scherza. Eh. Ah, faceva parte dell'area reale estate della holding. Pensa a te, lui ti fa intendere, brother and Love, compliments, ah. compliments, ah. ti fa intendere questi 500 milioni? Ti fa intendere, vedi, ce l'hanno i soldi. Potrebbero finire nell'Inter. Continua ancora. Ma cosa dobbiamo sentire? Sì. <ride> Ascolta, brother. Ascolta ora. Ti chiamo PayPal. Ascolta PayPal. La finisci di dire le cazzate ai tifosi dell'Inter. La volete far, di, far finita di dare soldi, di buttare via soldi? e Ve lo chiedo per piacere: potete un mese staccare tutti gli abbonamenti? Tanto sono soldi buttati via, bruciati. Potete fermarvi al primo canile vicino a casa vostra e fare una donazione ad un canile, canile gattile, quello che vi pare comprategli da mangiare, non date i soldi a questa gente qua che li ingrassate e basta detto in senso figurato ovviamente, senza offesa la vogliamo finire di dare i soldi a questa gente qui che prende per il culo i tifosi Nintendo. questo non sa nemmeno cosa dice la vogliamo finire complimenti a 7up per la sigla quindi iscrivetevi anche per ringraziare 7up se vi fa piacere, qui è tutto gratis e non chiederemo mai nulla ai tifosi dell'Inter, perché l'Inter è di tutti gli interessi. Ragazzi, sono stanco. Stasera non ne ho più. Ci vediamo domani o stasera. Vediamo un po' dai co come la va la situazione. Ciao Inter. Forse la matte. <ride>